chi accoglie uno solo di questi bambini accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Il Vangelo di Marco è stato l'orizzonte della giornata in cui la parrocchia di San Paolo in Pila ha inaugurato l'oratorio nei locali sotto la chiesa, dove i giovani da sempre si incontrano per le loro attività. Ci arrangiavamo un po' come riuscivamo, perché lo spazio era molto caotico. Qua dietro, questo spazio veramente enorme che c'è adesso, prima sembrava molto più ristretto, era un magazzino, c'era un sacco di roba. Utilizzavamo principalmente dall'altra parte e ci sembrava già tanto così, infatti vederlo ora così tutto riaddobbato fa quasi strano, sembra un altro posto. Questo luogo era già stato vissuto tutti questi anni, 20-30 anni, chiamandolo sotto chiesa, e questo era un po' un luogo di riferimento dal bambino all'adulto all'anziano, quindi il desiderio è quello che sia un luogo dove ognuno si senta a casa e si senta accolto, utilizzando anche gli spazi di Santa Margherita, perché Santa Margherita c'è lo spazio anche esterno che qui non abbiamo, che potrà essere utile per altre attività, ma la maggior parte dell'attività abbiamo intenzione di farla in questo luogo. Uno spazio realizzato grazie al fondamentale contributo di Giovanni Arvedi, che ha stanziato più di 220.000 euro, con cui i locali sono stati ripuliti, ristrutturati, dotati di serramenti nuovi, climatizzati, riscaldati e dotati di impianto elettrico. Il sogno c'era, la spinta decisiva è arrivata una sera in piena pandemia. È partito proprio da un'immagine che io ho visto una sera qui, che era l'immagine di un ragazzo che ha vissuto qui nella comunità, che adesso non c'è più, che è morto giovane, e questa foto, questo volto mi ha fatto pensare che quest'opera doveva essere realizzata, che bisognava ridare vita a quest'opera perché i ragazzi potessero qui trovare uno spazio di vita. Il volto di Marco Massa sorride oggi a chi arriva nell'oratorio, che sarà una casa per tutti e per ciascuno, ha detto il parroco. Uno spazio per servire, secondo la prospettiva descritta da Gesù nel Vangelo, per aiutare l'altro a diventare il meglio di quello che è, senza pretese. E questo, ha detto il vescovo nell'omelia, vale anche per i servizi ecclesiali, altrimenti che servizio è? E allora un modo per scoprire se viviamo un impegno come servizio, come potere, uno dei modi sarebbe quello di andare dal parroco una volta l'anno e rimettere nelle sue mani il mandato. Un luogo dunque dove abbracciare tutti, innanzitutto gli ultimi, ha detto Monsignor De Vasini. In quel momento stiamo abbracciando non le nostre ambizioni, non il nostro orgoglio, ma il Signore Gesù.